Susana e che verrà più tardi. Grazie. E ecco, due parole perché ho visto questi ragazzi dall'inizio, ci siamo incontrati ancora, che non ci restano già, è vero, in formato là sotto, e sono orgogliosa perché questo è un piccolo step, un piccolo passo di quello che potete fare. E voi sapete che avete tante grandi potenzialità, basta solo metterle in campo. Ecco, e quindi vi dico bravi, perché questo è proprio il primo passo di un lungo cammino. Avete lavorato, avete capito che l'amministrazione, i giovani, insomma, ci sono grosse opportunità, ma anche dall'altro da lavorare e seguire delle direttive. Però ecco, come tavolo vi auguriamo di andare avanti, di collaborare con il tavolo con i giovanini, ecco, e si buon cammino. Grazie Gabriella, da parte mia ovviamente benvenuto a tutti voi, da parte dell'amministrazione comunale della Ceramica, ma anche un saluto particolare al neonato giovani, futuro giovani, anche da parte, ed un benvenuto anche da parte della comunità della Ceramica. Allora io devo ovviamente anche ringraziare, innanzitutto mettetemi oltre a Mattia che rappresentante di questo gruppo, però io devo ringraziare con il cuore anche la Gabriella e la Roberta, che la Gabriella è il nostro capogruppo consigliere, la Roberta è il nostro consigliere, che hanno seguito nelle parti burocratiche, se possiamo così, e non solo burocratiche, questo inizio di percorso di questi nostri giovani. L'amministrazione comunale non può che essere accorta e attenta nei confronti di questi ragazzi, perché ogni proposito che pro futuro vanno a dedicare, ad impegnarsi nell'aiuto e nel supporto alle altre associazioni, questo l'abbiamo già visto all'opera, abbiamo già apprezzato il modus operandi di questi ragazzi. Non solo quello, la Gabriella ci ha accennato anche a questo desiderio di organizzare dei corsi estivi per ragazzi, questo sia importante. Ovviamente devo ringraziare come amministrazione il tavolo di lavoro delle politiche giovanili, già da qualche anno il Comune di Cazzeranica, assieme al Comune di Levico, di Cadonato e di Tena, fanno parte di questo tavolo. I risultati si iniziano a vedere, e credo già questa sera con questa presentazione possiamo ben essere contenti. Ecco, a questo punto io vorrei leggervi, non vi spaventate perché è appena due righe, l'intervento del nostro Presidente Lorenzo Dell'Ai su questa pubblicazione che probabilmente voi già avete visto perché è giunto a tutti i consiglieri. Il nostro presidente, appunto Lorenzo Dell'Ai, ha fatto un'introduzione che io, scorrendo, ho ritenuto densa di significati. Ve le leggo velocemente. I giovani sono la parte più preziosa e importante della nostra comunità. E il fatto di essere attenti alle loro necessità è la naturale conseguenza di una compiuta scelta strategica che la provincia autonoma di Trento ha adottato ormai da molto tempo. Io aggiungo, assieme alla provincia, anche i nostri quattro comuni della zona laghi, ma così è stato anche con le amministrazioni di tutta la comunale della provincia. Investire sui giovani, sulla loro voglia di stare assieme e assieme di creare qualcosa di nuovo, è forse la parte più bella del pur difficile lavoro di amministratore pubblico. E questo, permettetemi, mi aggiungo anch'io sono amministratore pubblico, così come la Gabriella, la Roberta, ma anche i miei assessori e tutti i miei consiglieri. Le idee di questi giovani devono essere portate, condivise, aiutate, sostenute,
perché sono di intuizioni originali e talvolta anche provocatorie, scrive il Presidente, ma è giusto che sia così. Desideri espressi di sogni che si vogliono realizzati con il lavoro, l'impegno e anche la passione. E qui ne abbiamo un esempio, questi ragazzi li abbiamo già visti all'opera. Quindi da parte nostra si è tenuti all'attenzione per le tematiche ambientali, per la solidarietà assieme a loro, per l'approfondimento culturale, per le nuove tecnologie, per la formazione di una cittadinanza consapevole, sono alcuni dei temi che emergono dai piani giovani di zona. Ecco perché uno dei motivi, anche che prima di questo incontro, già mezz'ora fa, ci siamo incontrati nella sala del Consiglio Comunale assieme a questi ragazzi. Buona parte di amministratori di consiglieri, alcuni mancati per motivi di lavoro, erano assenti, è però soprattutto la curiosità e il desiderio di lavorare in gruppo a muovere i giovani, a stimolarli nella ricerca di esperienze sempre nuove. Se il futuro, scrive ancora il Presidente, permettete, mi sono piaciute queste parole, quindi ci tenevo anche a estenderle a tutti voi. Se il futuro della nostra comunità lo si può prevedere dal modo in cui si muovono i giovani di oggi, viene da dire che possiamo guardare al domani con il cuore pieno di speranza e di buoni propositi. Quindi a questo punto io non posso che augurare a voi un bel futuro, non a caso futuro giovani, e un buon lavoro a favore della comunità di Carceramica. Grazie, complimenti, andate avanti così che avete iniziato bene. Grazie.